Allora, intanto io chiedo che venga votata la mozione. E bisogna, visto che il sindaco non c'era quando abbiamo fatto il mio intervento, vorrei dire al sindaco, se non ho visto che lei vive la città e ha preso anche lei la contravvenzione, gli vorrei far vedere, no? Che a Varese, dato che lei è un pubblico ufficiale di ugualmente, quindi tutti i consiglieri sono pubblici ufficiali, che per il proprio servizio quindi ho accesso alle strade, anche se non avrei il segno di disabile, vi faccio vedere la rete, come hanno fatto a Varese, ma indubbiamente l'ha chiesto sul sito, dato che lei non c'era, voglio precisare due cose, che il comandante, l'articolo 11 hanno citato, poi 12, poi 8, poi si hanno dimenticato il 188, e quindi l'articolo 12 e l'articolo 11 dice che dove c'è quel segnale, sarà di passo, non come ha detto il tram, il bus, tutte queste storie. Comunque, così, guarda come hanno falsificato questa cosa nelle strisce azzurro, perché la legge dice che chi è in possesso di portatore di handicap può posteggiare nelle strisce senza pagare, e noi giustamente facciamo pagare. Questa l'hanno corretta, quello che hanno fatto con la mia. Questa non è una vergogna, signor Sindaco. Ve lo faccio vedere, no? Ve lo posso fare. Questo è uno. Vado a comandare anche dei vigili provinatori che non sono portati in chiesa, ce ne hanno superati e gridati. Vai lì, non c'è un vigile armato che gli possono fare tutto quello che vogliono. Non hanno le manette. Lì facciamo il comando grande che fa saltare il comando dei vigili con carità e siamo a posto. Quindi se va uno che fa una pernaccia, non gli può mettere le manette. Quindi, ma dove sta? Come viene questo piano locale? Questo è il fatto. Pensano solamente le multe. Poi, sui mio viale che passano 150 all'ora, non esiste. Esiste solamente la contraddizione, perché mi metto di solito, se vuole, gliela faccio vedere, dopo 10 minuti la sono beccata. Questo è il fatto. Questo è il concetto, caro signor Sindaco. Quelli sono le cose che fa l'amministrazione, non l'amministrazione, perché poi veniamo coinvolti noi, quelli che fa la polizia locale, il comandante della polizia locale, perché l'amministrazione paghiamo noi, la sua immagine, l'immagine dei consiglieri e tutto il resto che ci viene dietro. Questo è per i cittadini che siamo. Quindi, che si vengono bene l'articolo 11 e l'articolo 12. Come pure, signor Sindaco, vi voglio precisare una cosa, non so se è verità, mi hanno rifiutato gli altri, adesso ce la vediamo con questa procura. Ok, vediamo se io ho diritto alla stessa carta oppure no. Un'altra cosa, quando io mi sta dicendo al comandante, mi sta dicendo al presidente Speroni, che io sono andato a comandare dei vigili, no? Deve vedere una fila a non finire. Ho chiamato 4 o 5 volte, la battuta mentre che ero lì davanti al comando dei vigili, no? Sai cosa mi hanno risposto? E impegnato una pattuglia sola, mezzogiorno e sera, impegnato via San Greco, con un territorio da controllare. Ma dove siamo? Posso almeno leggere il regolamento o lo faccio votare senza legge? Ho visto che mi lasciate parlare. Lei mi sta già vedendo di fronte, non c'è bisogno che lo dica. Andate in basso per migliorare l'informazione ai cittadini, per rendere più leggibile la segnaletica e per tutelare i diritti dei disabili. L'articolo 18, o meglio il comma 18 dell'articolo 14, dice che per ogni proposta di deliberazione o di mozione presentata nel corso della seduta, e salvo che non sia stato relativamente fissato il termine, possono essere presentati emendamenti in forma scritta che consistono in modifiche a parti del testo oppure nella riscrittura totale del punto che siamo in questo caso. Non siamo in corso di seduta. Allora, se fosse così, scusate, consigliere Rossi, consigliere Rossi, allora probabilmente chi ha scritto questo testo non l'ha scritto in maniera corretta. Sappiamo tutte che tutte le proposte
costituzione, ok, non sono presentati in corso di seduta, sono depositati prima, perché sennò non si possono mettere all'ordine del giorno. Si intende presentati in corso della seduta, si intende discussa nel corso della seduta, perché ad esempio la mozione numero 46 che non viene discussa non possiamo certo votare il documento. Quindi presentata si intende all'ordine del giorno e discussa per la seduta. Se volete vi leggo l'emendamento veramente sostitutivo, invita la giunta a presentare il audio che audio Porfirio, io le dico solo una cosa, la prossima volta che chiedi di discutere prima qualcosa le voglio dire, sia questa la sensazione. Lo puoi vedere, se, io non lo ritengo se mi lascio parlare, o meglio se il consigliere Porfirio mi lascia parlare. No, io. Ah, era forse qualcuno che passava fuori di là. Invita la giunta ad attivarsi per migliorare l'informazione ai cittadini, per rendere più leggibile la segnaletica e per tutelare i diritti dei disabili. Allora, è una mozione, la possiamo votare per alzata di mano, è un emendamento, una mozione, possiamo votare per alzata di mano, ripeto, le firme sono Gianfranco Tosi, poi abbiamo Salomi, abbiamo Orsi, Chiedi a Enne che la firmata tempo l'attuata. Allora, i favorevoli a questo emendamento interamente sostitutivo, i contrari li astenuti. È approvato e quindi la mozione viene approvata nella forma dell'emendamento sostitutivo. Torniamo